Mercoledì 27 settembre ci troviamo a Roma per un nuovo workshop di Infoprogetto organizzato da Action Group Editore. Si parla di involucro sostenibile, l'efficientamento degli edifici, nuovi materiali e tecnologie. Tanti temi che abbiamo affrontato con gli oltre 250 progettisti che hanno partecipato all'intera giornata di formazione, tante anche le aziende che hanno potuto presentare le novità del mercato. E allora vediamo il servizio che abbiamo realizzato. Salute e benessere evidentemente in una scuola possono significare miglioramento dell'apprendimento e riduzione dell'assenteismo dei bambini, dei ragazzi. In un ufficio possono significare aumento della produttività, così come anche riduzione, anche in questo caso, dell'assenteismo per malattia. Quindi ha un ruolo fondamentale che merita di essere all'interno del progetto di architettura per definire quali sono le strategie che effettivamente portano a un benessere ovviamente sostenibile e certificabile. Quello che mi piacerebbe trasferire in termini di messaggio è sicuramente il fatto che l'involucro edilizio deve avere sia un carattere per quanto riguarda il risparmio energetico, la sostenibilità e quant'altro, ma va comunque sempre legato ai temi della composizione architettonica. Sicuramente positiva il riscontro di Boero, è un canale che Boero tende a per aggiornare il collegamento e il contatto con i progettisti, avere un filo diretto con l'azienda, in maniera tale da migliorare le sinergie tra industria e la filiera con i nostri rivenditori e direttamente con i progettisti dell'edilizia. Sicuramente è andata oltre ogni aspettativa. Officina Rasera è innanzitutto grata per quanto offerto da Action Group e Infoprogetto, perché siamo riusciti a creare una curiosità rispetto alla ventilazione per il tetto. Roma ci dà sempre delle grandi soddisfazioni, è sempre un piacere tornare a parlare con gli architetti e gli ingegneri di Roma, perché rispondono in maniera numericamente alta e anche di interesse. È andata bene, c'è stata una forte adesione e partecipazione. Devo dire che questa volta anche un particolare entusiasmo, perché pian pianino, a forza di fare questi eventi a livello nazionale, stiamo riscontrando che il messaggio passa, il messaggio dell'innovazione, il messaggio della sostenibilità ambientale.